C'era una volta, in un regno non troppo lontano, una ragazza chiamata Angelica, la cugina di Cenerentola. Angelica non era come la sua famosa parente, non aveva la grazia di una principessa e nemmeno la fortuna di una scarpetta di cristallo che le si adattava perfettamente. Invece, Angelica aveva un problema molto particolare, l'alluce valgo. Angelica viveva in una casa modesta con la sua matrigna e le sue sorellastre, che erano altrettanto fastidiose quanto quelle di Cenerentola. La matrigna di Angelica non perdeva occasione per rimproverarla del suo alluce valgo, dicendo che nessun principe avrebbe mai voluto sposare una ragazza con un piede così sgraziato. Un giorno si tenne un ballo nel regno e, naturalmente, Angelica voleva partecipare. La sua matrigna e le sorellastre, però, non erano d'accordo. «Chi vorrebbe ballare con te e il tuo alluce valgo?» ridevano. Ma Angelica non si perse d'animo. Decisa a dimostrare loro il contrario, si recò al ballo con una scarpa così grande da nascondere l'alluce valgo. Ma non appena arrivò al palazzo reale, la scarpa iniziò a scivolare via, rivelando il suo segreto. I presenti scoppiarono in risate e la matrigna di Angelica si sentì terribilmente imbarazzata. Ma proprio quando sembrava che tutto fosse perduto, un principe non troppo attraente, ma molto gentile, si avvicinò ad Angelica. «Non mi importa dell'alluce valgo», disse. «Mi piace la tua determinazione e il tuo spirito». E così Angelica non solo conquistò il cuore del principe, ma dimostrò anche alla sua famiglia che l'apparenza esterna non conta quanto il carattere e la determinazione. E vissero tutti felici e contenti, anche se Angelica continuò a preferire scarpe comode e larghe.